di storia dell'arte, con un programma rinascimentale a cappella, e abbiamo inserito sia brani della tradizione popolare che brani della tradizione sacra, in quanto in quel periodo, come si è già vinto da questa prima parte del convegno, ma se ne parlerà anche dopo, il testo e quindi le varie arti avevano una serie di punti in comune, anche la musica era un po' a servizio del testo. Quando si parlava di amore verso Dio, in un certo senso si parlava di amore anche terreno, quindi notiamo nei canti profani, i primi due mesi diremo che faremo, il primo di un Claudel Sermissy 1500 francese, che parla dell'amore verso Dio, ma dell'amore verso tutto ciò che è terreno. Il secondo brano invece è di John Dowland, uno degli esponenti più famosi del Rinascimento inglese, che parla dell'amore verso una donna. Cominciamo con i primi due brani. Vive di essere, puisque l'amore.